La cosa proprio che mi ha dato fastidio, ho detto: ma guardati un po' in giro, vedi Batman che si sta allenando qui o altre persone mascherate. Allora lì ho capito che era il velo. Non prendo in palestra persone con abbigliamenti, simboli religiosi. La regola è abbigliamento total occidentale. Sia il modo sia le parole che sono state utilizzate nei miei confronti hanno veramente fatto male. Ero già andata a prendere informazioni da questa palestra per prezzi e tutto ed ero andata per iscrivermi. Mi ha accolto il proprietario della palestra e mi ha detto che potevo iscrivermi a patto di, insomma, vestirmi più all'occidentale. Sul momento non avevo ben capito perché non avevo collegato. Tu sì, certo. Mi fa: eh no, non hai capito. In pratica ci sono delle suore che sono venute e volevano iscriversi, ma non volevano mettersi la tuta. Quindi purtroppo le ho rifiutate. E ho detto: ma sì, cioè, guarda che io mi metto la tuta. E allora lì, dopo è iniziato, insomma, la cosa proprio che mi ha dato fastidio, ho detto: ma guardati un po' in giro, vedi Batman che si sta allenando qui o altre persone mascherate. Allora lì ho capito che era il velo. E ho detto: ah, ma no, ma se lei sta parlando di questo, cioè non è assolutamente un problema, perché io la tuta me la metto. E ha continuato a dire: no, ma non è quello, ma è proprio vestirsi all'occidentale. Poi è venuto un indiano col turbante, il coltello nel turbante, anche che lui non l'ho accettato. In questa palestra non si allenano persone mascherate, eccetera, eccetera. E niente, ho continuato comunque a spiegare, ho detto: guardi, che se io mi alleno non è la prima volta che faccio attività fisica, ne ho fatta. Il velo non lo metto così, ma ci sono veli appositi per lo sport, eccetera, eccetera. Mi fa: no, 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 ma non è quello, è proprio questa palestra non è così. Poi ti sfido a trovarmi una palestra che ti accetta conciata in questo modo. Non ci sono, invece ci sono. Fa: ma quelli sono una cosa a parte. Palestra mia, regole mie, purtroppo non accetto suore e Batman, insomma, proprio così. Mi ha un po' umiliata, perché non tanto suora, assolutamente no, perché cavolo, tante volte noi proprio ci paragoniamo alle suore per spiegare terra a terra le nostre scelte, ma è più Batman, cioè non mi sembrava il caso. E se lui mi avesse detto sul momento: guarda, il velo no, perché a me non piace, oppure perché si può incastrare, cioè non so, ci sono tantissime. Io lì avrei detto: sì, cioè, ha ragione. Però comunque arrivare ad offendermi con Batman e persone mascherate è proprio la cosa che più ho fatto male. Più che rabbia, è proprio tristezza e rammarico. Ci sono rimasta male perché era la prima volta che qualcuno si rivolgeva direttamente a me in questo modo, non con cattiveria, ma proprio con menefreghismo. Ma Batman di qua, è proprio quello. Fosse stata una persona cattiva e che urlava, ho detto: mamma mia, quello proprio cattivo dentro. E invece no, è proprio perché è uscito una persona che sempre mi hanno descritto come una persona buona, una persona calma, disponibile. Sia il modo sia le parole che sono state utilizzate nei miei confronti hanno veramente fatto male. Io fuori lo porto sempre, cioè in tutto e per tutto, se solo a casa lo tolgo. Ma ho lavorato in fiere con il velo, ho lavorato in Francia con il velo. Tu non ci sei più tornata, neanche più. No, non ci sono più tornata per scelta mia, insomma non ho voluto ingigantire la cosa. Senti, proviamo ad andare alla palestra. Sì, va bene. Semplicemente ho fatto un elenco di regole elementari che ci sono per frequentare questa palestra. Mia palestra, mia regola è falso, falso, falso. Non ho mai detto una cosa del genere, falso. Non dire falsa testimonianza, falso. Nel nostro ordinamento non si dice falsa testimonianza. No, ma lo so, Falso, falso, falso. Non ho detto questo. Però la battuta Batman, le suore, l'ha tolta. Non ho fatto nessuna battuta denigratoria. Anni fa è venuta una suora in palestra e io gli ho detto: sorella, io la prendo in palestra, ma non venga vestita così, perché non è conforme all'ambiente che la ospita. E credo di avertelo detto col sorriso queste cose qui. Non sono stato assolutamente offensivo, perché chi mi conosce lo sa e non ho bisogno di ribadirlo, non sono una persona offensiva. In macchina e ho pianto. Sembra una cosa da andare a Io sì, piangere, ma perché se lei mi se tu dice Batman, piangi, se lei mi dice ma non ti ho qui detto nella mia Batman. palestra non ci entra Batman, le suore sono venute e non le ho accettate, l'indiano col Falso. turbante non l'ho Non l'ho preso. accettato. Quindi che cosa gli hai detto a lei? Se non gli hai detto Batman, se gli hai No, gli ho detto. detto semplicemente: vieni con un abbigliamento sportivo occidentale. Quello lì non è un abbigliamento sportivo No, sportivo occidentale. sì, ok, ma occidentale no.
Il velo lo lì non fa parte, cioè non... Boh, guarda, non, davvero, guarda, non so che cosa... Ma che abbigliamenti sono per una palestra? Ma qual è il problema? Ma il problema è che ci sono determinate regole che ognuno stabilisce per l'ambiente che, dico, in cui opera. Velo... Regola è questo qui. Si qual viene... è la ragione del velo? Perché è vietato? Ma niente in tutto. Vado a strumentalizzare una cosa. Strumentalizzare interessava soltanto iscriversi alla palestra. Questa proprio, questa qui. Ma lei voleva venire qua perché era vicino casa. No, c'è ma lei, tanta gente, ma lei ci poteva e ci può venire qua. Però non prende in palestra persone con abbigliamenti, simboli religiosi. La regola è abbigliamento total occidentale. Però fare un ragionamento sull'abbigliamento total occidentale, cioè, è un po' discriminatorio come cosa. Sei d'accordo? È discriminatorio? No, non lo penso. Penso che in tutti gli ambienti ci possano essere le regole e penso che le regole più che discusse vadano rispettate in qualsiasi ambiente. Perché Batman poi ho fatto confusione perché in realtà volevo dire Capitan America. Cioè, comunque la stessa ascoltami cosa. Bene, sì, ma ascoltami bene. C'è uno che viene in palestra che il suo idolo è Capitan America. Lui mi ha chiesto se delle volte se può venire ad allenarsi vestito da Capitan America. Secondo te che cosa gli ho detto? L'ho discriminato? Io ti ho detto vedi persone mascherate? No, ti ho semplicemente detto vedi persone vestite come te. Fa parte della tua cultura e se ti ho offeso mi scuso, però ribadisco il concetto. Vestita così in palestra non posso prenderti. Io ho cercato di farti capire una cosa, tu hai cercato di farmene capire un'altra, io non sono riuscito a farti capire la mia. Beh, è proprio il modo in cui lei me l'ha detto, le dico veramente, io mi sono sentita umiliata. Lei non ha detto velo toglilo. Ma vabbè, ma fatene una ragione, vada un'altra parte. Ma non piantiamo delle menate con delle cose che non esistono. E accetto la tua sensibilità, però obiettivamente era il caso di prendertela così. Allora, proprio una questione di principio così? Ma no, dai. Cosa vai ad ergerti? A paladina dei diritti umani? Ma hanno detto anche che adesso si può andare in piscina e fare il bagno con tutto così? Sì, si può farlo? Hanno inventato anche i costumi per fare il bagno così. Ma allora probabilmente sono io antico. Rimango nella mia antichità. Vieni in palestra, però facci vedere i tuoi ciuffi, dai. Vieni anche oggi, però ti metti in tuta e ti togli quell'affare lì, il velo, scusa, ti togli il velo. La chiamo affare perché non so la differenza tra burca, velo. Se tu la fai venire in palestra, lei ti spiega un sacco di cose che forse tu ignori dalla sua cultura. Può essere un'occasione anche per te farla. Guarda, in palestra. Guarda, è lo stesso. Guarda. È lo stesso. Grazie. Scappo dentro, vi saluto. Mi dispiace, sì, lui è fermo nella sua idea, ha ragione. Dal suo punto di vista, se lui non vuole, punto, non vuole. Però purtroppo io non mi sono inventata nulla. Quello che volevo io è giusto per fargli arrivare il messaggio che ha sbagliato.